Grida sempre ad alta voce, questa è casa mia, e puoi farlo da Bagnaria fino a Pavia. Grida forte che ti sentano fino a Breme, che la voce arrivi fino a Valle Salimbene. Perché dillo, non si batte, stateci vicino, come fanno anche gli amici di Vistarino. Qui vi tiene compagnia solo gente alla mano, che potete anche seguire da Novara a Milano. Cilavegna, poi Tromello fino all'Andriano, Gerenzago, Cigognola, passo pure ad Ottopiano. Quindi ora fa un sorriso che si comincia, gireremo insieme tutta la provincia. Carissimi, ben ritrovati. Dopo una pausa estiva, ritorna Dillo. Nella sua versione più consueta, la sua versione dedicata a voi, alle vostre voci, alle vostre segnalazioni, ai vostri problemi, alle vostre feste e ai vostri eventi. Noi cominciamo spesso da qua le nostre stagioni. Siamo sul Ponte Coperto di Pavia, un luogo simbolo, un luogo che vi rappresenta questa provincia che ha tanto da offrire e tanto da mostrarvi. E spero vi piacerà poter vedere tutto questo anche attraverso i miei occhi. Come sempre, ampio spazio alle feste, agli eventi, a tutto ciò che ci circonda, ma anche alle associazioni, alle vostre idee, alle vostre passioni, insomma a tutto quello che ci rende cittadini pavesi. Senza dimenticarci però profonde riflessioni nei confronti di tutto quello che ci accade intorno. E tra quello che ci accade intorno purtroppo c'è il dramma della Siria, 4 milioni e mezzo di cittadini sfollati da una nazione in 4 anni che hanno trovato rifugio in questo periodo tra Libano, Giordania e Turchia e oggi stanno letteralmente invadendo l'Europa. Persone che scappano in prevalenza dall'ISIS ma anche dalla guerriglia civile nei confronti del governo di Assad. Certo, questo è un problema che in Italia conosciamo bene, ora però anche il resto dell'Europa si sta accorgendo di quello che succede. 40.000 profughi in Germania sono negli ultimi giorni, un'Europa che adesso è costretta ad aprire le proprie frontiere. E allora secondo voi siamo pronti come cittadini d'Europa ad affrontare questa gravissima emergenza? Come sempre, a voi la voce. Disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. Noi italiani forse ce la impongono un po' troppo, ma bisognerà organizzarsi per forza sufficientemente, in quanto loro comunque arrivano. No, assolutamente, perché non siamo organizzati. E al momento no, sembra di no, ecco, perché ci sono tanti problemi, vedo che per quanto riguarda l'accoglienza, voi la Germania, voi tutti gli altri paesi, insomma sono un po' di problemi, ecco. Non è che hanno una visione comune poi oltretutto, quindi direi che non siamo ancora pronti, ecco. Ma io credo che se non siamo pronti dobbiamo cercare di esserlo, quindi fare di tutto per accogliere queste persone, facendo ciascuno il suo e soprattutto partendo, cambiando un po' la nostra mentalità, cioè avere un po' meno paura e diffidenza nel prossimo. Io ho paura di no, però è inevitabile, come si fa a non fare? Anche se non siamo pronti, arrivano, è lo stesso. Come sono i tedeschi non lo so, comunque noi non siamo preparati per questo, anche se abbiamo un sacco di case vuote che potremmo avere delle soluzioni, potremmo dire venite, ci sono delle case vuote, ve le mettete a posto, perché logicamente c'è un dare e un avere, ve le mettete a posto e noi vi possiamo ospitare. Beh, proprio pronti non mi sembra, sicuramente è un dovere ospitarli e dare un senso di accoglienza, però sicuramente ci vogliono un pochettino più di regole, ecco, tutto qui. Se i nostri politici si dessero da fare un pochino di più, allora l'ondata si potrebbe benissimo anche sistemarla e fare i campi giusti, quelli profughi sono tenuti e gli altri vanno invece rispediti a casa. Secondo me no, per il fatto che sono tanti, questione numerica. Per carità, sono profughi, vanno aiutati, su questo sono più che d'accordo, però anche loro devono stare molto alle nostre regole.
Personalmente mi ha fatto molto specie l'atteggiamento della Germania. In prima battuta, causa anche la necessità di nuova forza lavoro, ha immediatamente aperto i confini, lasciando entrare tanti nuovi profughi. Il problema è che, raggiunto il numero di 40.000 e passa, e con ingressi che ancora non si riescono a fermare, la Germania a questo punto ha chiesto aiuto al resto dell'Europa, parlando di quote, parlando di distribuzione. Però a un certo punto ho pensato, e quando arrivavano a Lampedusa invece, cosa facevano? E certo, la Germania prima ha aspettato che gli altri si organizzassero, tra virgolette, o si ponessero il problema. Quando non ha potuto farne a meno, adesso passa per la salvatrice, cioè la Germania è la salvatrice di tutto. Non è così, perché anche loro hanno dovuto organizzarsi sulla base degli altri. L'Ungheria forse esagera in questo senso, perché se tutti dobbiamo farlo, o comunque vogliamo farlo, dovranno adeguarsi anche loro, secondo me. È un po' ambigua la cosa, perché prima eravamo solo noi a dover sopportare il peso, lasciavano che tutto il peso fosse solo a scapito degli italiani. Adesso invece, perché arriva anche dall'altra parte, insomma, si stanno svegliando e speriamo che si svegliano davvero. Ecco. Hanno interesse, perché hanno bisogno per la loro espansione, come dire, lavorativa, perché visto che loro sta andando abbastanza bene, hanno bisogno della mano d'opera, e questi qui però vogliono i siriani, non vogliono i neri. Sì, ecco, questo fa piacere, nel senso, magari arriva tardi, un'apertura più generale, ma meno male, per fortuna che c'è. Io lo vedo poi un cambiamento positivo, bene. Sicuramente adesso si sono resi conto un po' tutti i paesi europei di questa situazione qua drammatica, ecco. Va bene, loro fanno il loro... Anche loro devono vedere com'è la situazione. Io non posso dire di loro perché non conosco qual è la situazione della Germania, non lo so. Io la vedo che dovrebbe essere un'Europa unita, come l'America. Da quello che ho potuto leggere e sentire in televisione, comunque tanti sembra stiano facendo un po' il dietrofront, no? Per cui all'inizio molta accoglienza, molta disponibilità, e poi bisogna vedere veramente come sono le cose. Sarebbe bello anche noi averne bisogno, avere il lavoro da dare a tutti. E per concludere, le immagini, quelle terribili immagini che ci arrivano dalle televisioni di tutto il mondo, di profughi stipati di fronte ai cancelli dell'Ungheria che non li fa passare, di persone che muoiono in mare e non solo, persone che camminano per giorni, mesi alla ricerca di una meta, di un qualcosa che forse nemmeno anche loro sanno che cos'è. E voi che cosa provate guardando la televisione ogni giorno e accorgendovi di quello che ci accade intorno? Beh, sicuramente non bene, perché comunque immedesimandosi un po' in loro sicuramente non è una situazione felice. È chiaro che se l'unica alternativa è cercare di dargli una mano, ben vengano, però una mano deve essere data completamente dall'Europa, non solo dall'Italia. Cioè, non è una cosa bella di vedere, ecco. Ci sono i bambini, ci sono quelle cose lì, poi magari ci sono in mezzo della gente che magari non c'entrano niente con la guerra. Tristezza. Ovviamente un po' di pena e anche di, non so, mi sento fortunato spesso, e soprattutto anche mi viene un po' di malinconia vedendo tutti quelli che ne parlano, perché non è, sicuramente lo affrontano il tema in modo sbagliato. Ma è certo che le sensazioni sono sensazioni non positive, però penso anche che, anzi temo che spesso ci facciano vedere anche molto poco di quello che succede veramente, quindi il mio timore è che ci siano delle immagini ancora peggiori rispetto a quello che vediamo, ecco, e questo mi fa anche molta paura, sinceramente. Insomma, vedendo specialmente quei bambini lì, insomma, fa una certa tenerezza, ecco, indubbiamente. Sicuramente di enorme tristezza. A volte si cambia anche canale, ipotesi, guardando la TV per evitare un po' il senso di sofferenza. Ci si rende conto che però è una cosa un po', fra virgolette, vigliacca, se vuoi, però fa parte dell'animo umano. Sicuramente dovremmo essere, secondo me, più pronti per affrontare un'emergenza del genere. Beh, logicamente ci resto male a vedere queste cose, però bisognerebbe alla fonte bloccare queste cose, cercare di aiutarli in altro modo, perché altrimenti vengono qua e sono anche un pochino,
non dico trattati male, ma insomma c'è un certo rifiuto da parte della maggioranza. Io oramai ho pochi anni ancora da sopportare, ma ho paura per i figli di quello che sta succedendo, ma questi non si fermano. Chi è che li ferma? Dobbiamo ricordarci che gli italiani è stato un popolo di immigratori. E questo significa che anche noi dobbiamo adeguarci alla situazione. E questo è quanto anche per oggi, anche se su un tema come questo siamo sicuri che dovremo ritornare. Intanto i nostri contatti sono attivi nuovamente, la nostra pagina Facebook, la nostra pagina Twitter, la nostra email, li trovate qua, in sovraimpressione, pronti a raccogliere le vostre segnalazioni su quello che in provincia funziona, ma anche su quello che proprio non va e per il quale vorreste il nostro intervento. Ci vediamo domani, puntuali agli stessi orari. Benvenuti e ben ritrovati. E allora dillo, e allora